Buongiorno ragazze, ecco cosa vi presento oggi, questo bellissimo toppino, facilissimo da realizzare e molto veloce. Io per esempio l'ho messo come copricostume, ma come vi spiego anche durante il video, questo lo potete fare lungo fino a giù e può essere un bellissimo vestito fino al ginocchio, come volete veramente. È molto molto semplice, la lavorazione come vedete è questa qui e io l'ho abbinato a un pantaloncino semplice in cotone sotto. Ma è veramente straordinario, facile da realizzare e spero che questo tutorial vi piaccia. Vedete come è fatto anche dietro? Tutto. E adesso vi faccio vedere cosa sto usando per il mio video, che adesso faccio già una prova, vediamo come mi viene. Quindi sto usando questo cotone qui, che è un cotone, no, scusi, 60% cotone, 40% acrilico. E si usa con un ago da 3,5-4 e questo è un colore bianco basic. Poi uso per fare appunto il degradé sul corpo, sul tutta la maglia, questo qui che è un cotone biologico 100% cotone, è una da col colore 29, per esempio stavo guardando i grammi, 50 grammi. Poi c'è questo grigio che è il colore 26 ed è sempre da 50 grammi. E poi uso questo verde che forse non riesco a trovare la carta, ma deve essere questa qua che deve essere il colore 16. E sicuramente dovrò comprarne altri due di quello bianco per poter completare la maglia. Comunque ve lo dirò nei video successivi. Allora, prima di iniziare il video vi dico che ne ho usati 3. Di questi, questo lo inizio soltanto, poi questo ne ho usato una a testa di quello che vi ho spiegato precedentemente. Ho aggiunto questo qua che lo vedrete nel seguito del video, che è questo, non vi dirò anche quale colore è. Ho usato un uncinetto da 6,5 cm, una forbice, un metro sempre, poi uso sempre le mie e spillette e un ago per nascondere i fili alla fine. Quindi delle spille, così ne avete bisogno almeno di 4 queste spille qua. Ne avete bisogno almeno di 4. Bene, buon lavoro ragazzi. Ora qui ho mandato già avanti un pochettino il progetto. Adesso vi faccio vedere in piccola misura come realizzare questo. Ho aggiunto anche un altro colore. Come vedete qua sembrano delle linee, ma in realtà il colore lo mettete, lo inserite quando volete. Qua c'è una linea dove ci sono due colori che esce fuori sulla stessa linea, il grigio e il verde. Dovete essere un po' come vi va, cambiate colore. E ho aggiunto questo che è di questa casa qui ed è sempre un 50 grammi e questo è il colore 11. Potete fare anche tanti colori diversi. Quando faccio il cambio di colore faccio proprio un nodino perché il bianco resta sempre. Faccio un nodino e poi continuo, taglio il filo in più e continuo. Allora, io vi spiego, per fare questa dimensione, qua ho preso il giro della spalla, mia faccio 105 cm di giro di spalla e qui per realizzare questo ho fatto 100 catenelle. Adesso vi faccio vedere in miniatura con altri fili che non c'entrano niente, perché sono proprio diversi i colori, ma è giusto per farvi vedere come eseguire questo. Quindi faccio 100 catenelle e fa all'incirca un metro in realtà. Voi poi lo potete appoggiare sulle spalle, poi andiamo a ingrandire per fare le maniche e poi dopodiché quando vi faccio vedere come realizzare questo andremo insieme a realizzare il resto. Allora, come vi ho detto ho preso altri colori, mettiamo caso che il giallo e il bianco che lo useremo dappertutto e poi andrò a inserire questi due. Quindi dicevo che io ho fatto 100 catenelle per fare all'incirca un metro e 5 di larghezza delle mie spalle. Io sono una M, per una XS potete fare anche 80 cm, bastano. Bisogna proprio calcolare su ognuno di voi, quindi bisogna prendere sempre il filo a doppio. Io qua userò il giallo come se fosse il bianco, scusate il rumore, il giallo come se fosse il bianco che useremo sempre e non cambieremo mai. Invece l'altro colore, il secondo, verrà cambiato e vi faccio vedere come. Però, per fare, quindi un uncinetto da 6,5, iniziate il lavoro e qua
Se siete una M fate circa 100 catenelle, io adesso ne faccio una decina giusto per farvi vedere. Quindi una volta che avete fatto le vostre 100 catenelle, quello che fate, cioè 100 catenelle, ripeto, è sempre per una taglia M, vi fate, iniziate a fare il vostro lavoro. Quindi qua sono arrivata alla mia 100ª catenella, quindi conto 1, 2, 3 e entro nella quarta. Quindi prendo il filo e lavorerò per tutto il tempo delle maglie alte allungate. Quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quarta e faccio la mia maglia alta allungata. Vedete, lo passo una volta, poi lo invece di chiudere come una maglia alta, qui ripasso una volta sola e poi così. E per il primo giro, in ogni catenella, vado a fare la mia maglia alta allungata. Così, quindi. E lo fate per tutto il giro. Quindi che siano 100 catenelle, che siano 90 catenelle, eccetera, lo fate come avete scelto la vostra misura. Ok? Io arrivo al fine del giro, poi vi faccio vedere come si continua. Ah, avete i commenti a fianco, ovviamente, ma vedete, io qua ho finito la linea che rappresenta la prima qua. Io vi faccio vedere giusto che ve lo misuro. Adesso è morbido, eh? Però comunque io qua ho usato 100 catenelle, quindi faccio 52 per 204. Quindi arriviamo a quei 105 centimetri che uso io, che ho calcolato su di me. Quindi qua ho fatto la prima linea. Per chiudere dovete fare così. Questo ovviamente, essendo piccolo, è più facile da girare. Un attimo che avvicino la telecamera. È un bimbo di 2 anni, ma è bello sveglio. Allora, vedete qua? Quello che faccio è entro nella prima maglia alta sopra e lo chiudo con una maglia bassissima. Con questo invece dopo vado a chiudermelo qui. Ora il secondo giro vado a fare 3 maglie, 3 catenelle, scusate, 1, 2, 3. E poi nella stessa maglia sottostante vi prendo e andiamo a lavorare di nuovo la maglia alta allungata. Quindi una maglia alta allungata e poi una catenella. Ora mi va di cambiare colore, per esempio. Quindi prendete la vostra forbice, andate a tagliare quindi non il filo bianco o il filo che avete scelto voi come filo conduttore, andiamo a prendere l'altro filo. E io qua adesso ho preso un gomitolo che ho a casa che non uso, vado a fare un nodo così, stringo bene e vado a tagliare questa parte come ho fatto una volta anche che finiti il gomitolo. Questo è il metodo che si vede di meno, poi non dovete fare degli attacchi all'interno che non si vedono. Comunque la cosa più facile è questa. Quindi dopo avete fatto una catenella, andate a prendere una maglia, di nuovo il filo. Forse un attimo, vediamo se riesco. Mi sembra un po' sfocata la telecamera. Ok. E la prima la saltate, andate in quella successiva. E qua fate sempre le maglie alta allungata 2 volte nello stesso buco e una catenella e ripetete così fino alla fine del giro. Sono un attimo alzata con la telecamera perché mi sembrava troppo sfocato. Quindi dicevo, prendete, qua abbiamo fatto la catenella, questa la saltate, andate nella successiva, fate 2 maglie alte allungate nello stesso punto uscito fuori. Ok, e una catenella e continuate così fino alla fine del giro. Quando arrivate alla fine del giro io vado anche a chiudermi questo qua, così almeno non vi impacciate perché deve andarsi a chiudere qui.
Quindi vado a prendere sulla base e lo tiro fuori, vedete? Poi lo riprendo di nuovo qua. E tiro così mi si stringe bene. Poi quello che faccio, che preferisco sempre fare un nodino, ne prendo solo uno dei due e lo ripasso dove l'ho passato prima, così, e poi faccio due nodi. Poi questo andrò a nasconderlo alla fine. Qua sono arrivata alla fine, quindi del secondo giro vi faccio vedere come lo chiudo. Poi dovrete fare così altri due giri. Quindi, vedete qua, dobbiamo ancora fare una qui. E una catenella. E poi andate a chiudere qua sopra qua, con una maglia bassissima. E questo è il secondo giro. Voi andate a fare così, quindi di nuovo 3 catenelle, qua, quindi 3 catenelle. Poi, come dicevo, il filo, che adesso sarebbe questo colorato, quello blu, andate a cambiarlo quando voi volete. Non deve essere una cosa proprio ogni giro lo cambiate, potete mettere anche 3 fili nello stesso giro, eccetera. Fate veramente come volete, deve sembrare il meno regolare possibile. Quindi dicevo, qua sono 3 catenelle nella stessa maglia. Una maglia alta altissima, una catenella e rifate la stessa cosa. E qui, come vedete, quindi questo è il primo giro, il secondo, il terzo, il quarto. Quindi di queste maglie allungate e una catenella, maglia allungata, una catenella, lasciate sempre una catenella vuota sotto, dovete fare 3 giri più il primo giro di partenza. Adesso andiamo a continuare insieme. Io qua sono arrivata e ho chiuso il mio giro, come vi ho appena fatto vedere, e adesso andiamo a fare il seguito. Allora, qui andiamo un po' a cambiare quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi qua dovete fare 3 catenelle e poi qui dovete andare a fare una maglia alta allungata. Ok, e poi qui dove prima avete fatto 2 maglie alte allungate, andiamo a rifare di nuovo 2 maglie alte allungate, però questa volta non ci mettiamo più la catenella e andiamo qui al centro e andiamo a fare una maglia allungata. Ora qua avete lo spazio di sotto, 2 maglie alte allungate, e ora al centro delle 2 maglie una maglia alta allungata e continuate così fino alla fine del giro. Quindi 2 maglie alte, qua al centro una maglia alta allungata, 2 maglie alte allungate, scusate, qua al centro una maglia alta allungata, eccetera eccetera, senza catenella al centro. Quindi ho finito il giro con una maglia bassissima qua, e questo è il quinto giro, quindi 1 2 3 4 è il quinto giro, che era diverso. Ora qua io ho fatto 4 cambi di colore, questo è verde, qua c'è un verde più scuro, il grigio, e ho messo anche nello stesso giro il blu. Ok, adesso dovete creare la maglia, quindi questa è la parte della manica di qua, poi la maglia. Quindi ora che sono arrivata a questo punto, qua io devo andare a tagliare il filo, che poi faremo appunto qua la manica, come dicevo, la manica è qua e poi il resto del corpo. Dovete capire che mi resta del primo gomitolo del bianco solo questo, quindi in realtà con un gomitolo io ho fatto la parte di sopra, e ho notato che il gomitolo bianco è leggermente più spesso di quello colorato, per questo mi esce molto più bello il lavoro di questo che di quello precedente che avevamo fatto così. Quindi la forbice, tagliate, tirate fuori,
E ora facciamo in modo di metterlo sulla parte della manica. Quindi adesso avete bisogno del vostro centimetro per le taglie M. Andiamo a calcolare qua 18 centimetri, anche 19. Qua adesso sono arrivata proprio qua precisa. E qua vi mettete questi, mettete sia da questo lato che dall'altra parte, così. Qua questa vi creerete la manica, vi creerete una manica di qua e una di là. E la stessa cosa, quindi abbiamo detto 19 centimetri, 19 centimetri dalla parte opposta. Come sempre ci sono i rumori, 19 centimetri viene qua. Poi, se volete essere anche più precisi, potete andare a contare le maglie da questo lato e da questo lato, se sono identiche, ed è quello che andrò a fare adesso. Poi dopo iniziamo il lavoro di qua, quindi poi riprendete due fili, io in questo caso vorrei aprire un altro gomitolo di bianco e continuiamo il nostro lavoro. Ah, dimenticavo, invece se fate una taglia XS, qua potete fare 14-15 cm, una taglia S potete andare a 16-17 cm, qua con una taglia M siamo a 19 cm. Sono comunque reso conto che avevo fatto un buco troppo largo, quindi alla fine l'ho fatto da 17. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. 17. Poi mi conto le maglie che ho per vedere se sono identiche da una parte all'altra. Sì, perché altrimenti poi non ho abbastanza spazio qua per mettere il busto. Quindi ho deciso che ho lasciato 30 maglie. Ora vado a riprendere quindi il filo bianco, un nuovo gomitolo. Inizio qua, quindi ora inizio prima da qua. Avrei potuto anche in realtà non tagliare il filo qua e continuare da qui, ma visto che l'ho tagliato, andiamo, entro qui, ne faccio 3 catenelle e poi nello stesso punto da fare sempre una maglia altissima, poi una catenella, poi da qui conto 1, 2, entro nel terzo e faccio 2 maglie alte allungate, scusate, non altissima, alta allungata, poi una catenella, conto 1, 2, 3 e faccio 2 maglie alte allungate, una catenella, 3. Questo lo faccio così questa volta per evitare di allargarmi, quindi resto sempre con la stessa dimensione di quella di sotto, perché avete notato andavamo sempre qua ad allargarsi, invece facendo così ottengo la stessa lunghezza di quello di prima. Questo vado a farlo fino al prossimo punto che ho marcato, quindi fino a qua. Una volta che siete arrivati quindi al nostro punto di marcatore, fate quindi una catenella al nostro marcatore, alla nostra spilla, più che altro la nostra spilla, fate una catenella e poi qui andate a fare 2 maglie alte allungate nella stessa catenella, quindi avete qua la vostra spilla, una catenella nello stesso anello, scusate, sottostante, e poi in ogni punto andate a fare 2 maglie alte allungate, una catenella, e adesso mi riprendo la spilla di prima e me la vado a mettere qua perché ne ho ancora bisogno più là. Quindi di nuovo nella prossima maglia qui
due maglie alte allungate, una catenella, vedete, e di nuovo una maglia alta allungata, una seconda maglia alta allungata nella stessa maglia sottostante, una catenella. Continuate così fino ad arrivare alla prossima spilla e poi faremo le onde, si creeranno le onde della manica. Quindi sono arrivata di nuovo al prossimo marcatore, qua vado a fare, quindi una catenella, ho fatto due maglie, scusatemi, non mi ricordo, quindi due maglie alte allungate nell'ultima, una catenella, e qua vado a contare 1, 2, 3 e rifaccio lo stesso lavoro di prima, quindi 2 maglie alte allungate, una catenella e poi 1, 2, 3 una catenella, e vado giusto a spostare la mia spilla qui. Vedere, quindi qua vedete se inizia a creare l'onda, qua rifaccio il lavoro come ho appena spiegato, e quando arrivo alle prossime, alla prossimi punti qua rifaccio la stessa cosa, quindi di nuovo come la manica, le facciamo le onde che vengono qua. E qui quindi facciamo due maglie alte, una catenella in ogni punto, in ogni maglia sottostante fino a qua, e poi qui chiudiamo questo giro. Quando arriviamo dall'altra parte chiudiamo il giro. Quindi eccoci qua, una volta fatte qua le ruche sul lato, la parte centrale. Ora quello che andiamo a fare, quindi io ho unito con il giro di prima, e ora vado a fare 3 catenelle qui nello stesso spazio. Qua vado a fare una maglia alta allungata, una catenella. Quindi andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qua. Quindi in ogni spazio vado a fare 2 maglie alte allungate, una catenella, e faccio così tutto il giro, anche dove c'è la manica. Andiamo a fare questo lavoro, dovete solo riportarvi le spille sulla linea, come per esempio questa, poi quando viene qua, eccetera. E poi vi faccio vedere come fare il seguito. Quindi avete appena finito il giro più lungo della maglia. Ora non andiamo più a lavorare sulle maniche, ma andiamo ad unire i nostri punti e andiamo a fare un giro qua. Quindi per unire i nostri punti qui andiamo a fare 3 catenelle, 2, 3, e andiamo a mettere qua dove c'è l'altro punto, l'altra spilla, andiamo a tirare fuori, chiudiamo, abbiamo fatto una maglia bassissima e una catenella, richiudiamo il lavoro, ci tagliamo il filo, facciamo la stessa cosa dalla parte opposta. Qua ce li possiamo togliere che adesso non ci servono più, quindi dalla parte opposta andiamo a prendere il filo dove c'è la nostra spilla, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 3, entriamo dove c'è l'altra spilla, tiriamo fuori una maglia bassa, una catenella. Quindi adesso possiamo di nuovo togliere, io quello che faccio, vado a fissarmi prima questo, vado qua, faccio, uso sempre lo stesso metodo, poi andrò a nascondere i fili dopo, uno dei due fili l'ho passato all'interno e vado a fare all'interno di una maglia e vado a fare giusto 3 piccoli nodini, e poi alla fine del lavoro andrò a nascondermi il filo. Qua possiamo togliere di nuovo le nostre spille, e ora bisogna fare una maglia alta allungata,
in ogni punto. Quindi io prendo il mio lavoro, 2 catenelle, e ora in tutte, quindi queste le maniche non le tocchiamo più per il momento. Qui invece vado nella maglia e faccio una maglia alta allungata nella successiva, una maglia alta allungata qua nello spazio, una maglia alta allungata e di nuovo continuiamo tutto il giro. Quando arrivate alle 3 catenelle, sia di qua che dall'altra parte, che qui, continuate con 3 maglie alte allungate in ogni punto della catenella. Una volta finito, vedete come viene tutto il giro, e quello che vado a fare adesso è ripeto questa linea qua dappertutto. Quindi io qua appositamente ho voluto avere tutto lo stesso colore sulla linea, su questa linea qui. Ora quindi vado a cambiare colore. Adesso andate a fare 3, 4 linee, 5 linee, anche un vestito, come volete. Quindi su questo continuo, vi faccio vedere adesso come continuo. Potete fare della lunghezza che voi desiderate. Quindi 3 catenelle, ok. In questo punto vado a fare una maglia alta allungata, una catenella, poi conto 1, 2, 3. Una maglia alta allungata, una seconda nello stesso punto sottostante, una catenella, 1, 2, 3, di nuovo 2 maglie alte allungate, una catenella, 1, 2, 3, nella terza sempre, ops, dimenticato di prendere il filo, di nuovo, e così fate. Quindi io vedo se faccio adesso, scusate, 3 o 4 linee, 1, 2, 3, oppure faccio più lungo, voglio vedere se voglio lasciarlo in crop top, oppure se voglio farlo un po' più lungo, una catenella. Quindi vedete, fate questo lavoro qua, 2 maglie alte allungate, una catenella, sotto lasciate 2 spazi vuoti, e di nuovo 2 maglie alte allungate, una catenella, 2 spazi vuoti, eccetera, eccetera. E fate così per quante linee voi desiderate. Poi vi faccio vedere come io finisco questa maglia. La faccio a maglia, ma come vi ho detto, potete farlo al vestito lungo anche, potrebbe essere molto bello. Al vestito lungo, per esempio, potete scegliere un solo colore invece di alternare così, ma anche proprio un solo colore di un colore di filo, prendendo magari un filo invece che da questo qui è da. Abbiamo detto, adesso non mi viene qua, da 3,5, andate a prendere, visto che il nostro uncinetto è da 6,5, potete prendere un filo da 6, per esempio, e potete fare un lungo abito così, che potrebbe uscire anche molto molto bello. Quindi faccio vedere come finisco io il mio top. Quindi sono arrivata alla fine della lunghezza che ho deciso di fare il mio crop top. Da questo lavoro qua, vedete, ci sono solo maglie alte. Io qui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 linee. Voi fate come volete, voi fate secondo il vostro fisico. Come ho detto, questo potete fare anche un abito lungo, un abito a mezza gonna, cioè potete fare veramente, cioè mezza gamba, scusate, con una minigonna. Potete fare veramente la lunghezza che volete. Io qua ho chiuso, ma in realtà adesso devo andare ad aprire e vi faccio vedere come mi creo l'ultima linea, la fine. E io quello che faccio è che vado a prendere il mio gomitolo bianco e mi decido una lunghezza, perché vado a usare 2 volte il bianco. Potete farlo anche di un altro colore, spezzare completamente. Quindi io vado a prendere una lunghezza, non lo so, di circa 3 metri, 4 lati di filo, tanto alla fine se poi non lo usate tutto non è così grave. Vado a tagliarlo e poi io recupero, ma qua io faccio il doppio. Invece qui vado un attimo ad aprirmi dove mi era arrivata la fine, vado a fare l'attacco del colore nuovo, quindi del bianco in realtà. Un attimo che mi avvicino con la telecamera.
siamo qua, vado semplicemente a togliere l'ultima catenella. A tagliare il mio filo blu, perché l'ultimo colore che ho usato era questo, e poi quindi riprendendo da qui, dal gomitolo che vi ho detto che ho tagliato, sempre lo stesso di prima, vado a farmi il mio attacco di colore. Come vedete, qua sono molto molto vicina. Semplicemente perché so che devo fare solo una catenella. Quindi una catenella, mi rimetto qua per chiudere il lavoro di questo giro. Vedete, adesso sono con il bianco, quindi semplicemente adesso vado a fare per finire una maglia normale in ogni punto. Quindi qua ne ho fatta una maglia bassa, scusate, e qua vado a prendere tutti i punti. Quindi qua io lasciavo una catenella, quindi prendo una sola catenella e vado a fare una maglia bassa su tutto il giro della maglia, delle maglie sottostanti. Mi viene fuori un bordicino bianco. Faccio la stessa cosa anche sul giro manica e basta, ed è finita così. Potete poi chiudere e tagliare il vestito, la maglia. Volevo concludere per farvi vedere giusto come è terminato la maglia. Quindi qua ho fatto il giro, in realtà non ho usato 3 metri, come vi ho detto prima ci vogliono circa una decina di metri di filo bianco da aggiungere, invece per le maniche ce ne vogliono 5-6 metri. Infatti ho dovuto fare qua un piccolo aggiunto perché avevo preso troppo poco. Comunque qua io ho nascosto tutti i fili, come vedete qui, e la stessa cosa anche qua, ho nascosto tutto. Quindi questo è il lavoro finito. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Io l'ho fatto nei toni dei verdi e blu, voi potete farlo con i colori che volete. Potete farlo anche di un solo colore. A questo punto potete anche prendere un filo da 6-6 e mezzo, scusatemi, un filo da 6-6 e mezzo. E niente, non vi dimenticate di seguire la mia pagina, di mettere un like se vi piace questo tutorial, e al prossimo.